Koh Lanta è veramente molto selvaggia. Che mondo sarebbe senza... E tu come fai ad entrare con gli involtini primavera? Ho un ping pong sulla sabbia. È veramente bello questo posto. Tutta completamente in bambù. Successo? Cos'è? Ah, quando c'è vento si alzano dei polveroni incredibili. Vendono magliettine a 60 baht. Addirittura qui costano 50 centesimi. Ovviamente non abbiamo maiale perché è un po' sbruciacchiato. Infatti le sta tagliando la parte bruciata con la mosca all'interno. Mi sembra strano che possa durare fino a domani. Negozi di abbigliamento usato. I thailandesi iniziano a farsi vedere qui in spiaggia. Le colline sono veramente bellissime, sono penso lunghe. Ecco il nostro pranzo dal ristorante The Three Sisters, le tre sorelle. Tu rimasti in voltini di primavera, ma che roba sono? Mamma mia, bellissimi. Signori, Tui si è appiccicata alla busta con il suo cibo takeaway, che sarebbero due involtini primavera per botte di fame improvvisa. Vabbè, a parte queste follie, siamo a Koh Lanta, abbiamo deciso di andare a prendere un caffè al nord dell'isola. A questo punto cerchiamo di vedere qualcos'altro. Intanto laggiù, non so se lo vedete, in mezzo alla strada c'è una gallina. Koh Lanta è veramente molto selvaggia, sembra un grande villaggio. Intanto qui stanno allestendo il mercato notturno, ora si schiattera al caldo quindi non è il caso, però stasera forse ci veniamo a fare un giro. Ed ecco il bar dove stiamo andando a prendere il caffè, questo è l'ingresso. Io amo questi posti, in mezzo alla natura, il locale dovrebbe essere proprio sul mare. Che mondo sarebbe senza caffè? Ma soprattutto, che mondo sarebbe senza barbiere? Guardate che belli questi bungalow tutti in bambù. Purtroppo il tetto è sempre in amianto, da noi è illegale, ma qui... Che meraviglia questo posto! Guardate che belle queste case, a due passi dalla spiaggia. Bello, tu? E tu come fai ad entrare con gli involtini primavera? How you can go inside, tu, with the spring roll? Che bello. Ed eccoci arrivati a Escape Café. Ecco la costruzione, quella laggiù. E mi sa che possiamo mettere i piedi sulla sabbia. Hai capito? Mi sa che questo bar fa parte di questo residence, che ha la piscina proprio sulla spiaggia. Che bella la doccia, è stato come Paolo, è stato usato un tronco. Ha un ping pong sulla sabbia, è il mio sogno. Ah, eccolo là il locale, stavamo cercando ma non era facile individuarlo. Eccolo qui. Guardate i lettini con quelle tende bianche, quanto sono rilassanti. Veramente bello questo posto. Anche qui si entra scalzi, come vedete si lasciano le ciabatte all'esterno. Ti puoi sedere, mi sa, anche fuori, ma ancora fa caldo, non c'è nessuno. E quindi ci mettiamo dentro. Sì, la costruzione è tutta in bambù. In questo caso anche il tetto è tutta completamente in bambù. Veramente bello. Abbiamo pagato due caffè, 140 baht, che sono 4 euro, 2 euro a caffè. È fortissimo, l'ho assaggiato prima io. Com'è? Veleno? Raga, era forte proprio. Era proprio caffettoso da morire. Comunque, siamo arrivati a Prae. Prae Beach, tu? Sì. Prae? Mi ha detto prima Prae. Prae? Apre. Prae Beach. Siamo, diciamo, verso centro-nord di Koh Lanta. Eccola qua, è abbastanza grande, molto spaziosa, non è sovraffollata, l'acqua
è meno trasparente di dove siamo stati oggi, a estremo sud. Ma perché il sud ha sempre l'acqua più bella rispetto al nord, ovunque tu vada? Che strano. Successo? Cos'è? Ah, le formiche commestibili che si mangiano qui in Thailandia. No, ma questo è piccolo. Stanno provando a chiudere queste foglie, ma è un po' difficile perché sono piccole. Incredibile la natura. Ho sempre amato questi distributori di benzina. Sembro a Homer Simpson. A Koh Lanta è la prima volta che vedo, diciamo in generale in Thailandia, la pista ciclabile qui sulla mia sinistra. Ed è molto comoda perché almeno quando stai in bicicletta te la godi, non stai con l'ansia che ti acciaccano, perché poi soprattutto in Thailandia è veramente pericoloso stare in mezzo alle macchine. Comunque, giusto per darvi un'idea, questa che sto percorrendo è la via principale e da questa poi ci sono delle traversine che portano alle varie spiagge. E in questa strada invece puoi trovare i vari ristoranti, massaggi, è un po' più commerciale. Abbiamo deciso di fermarci adesso in questo mercato perché poi al tramonto andremo a fare un aperitivo sulla spiaggia direttamente. Queste arance sono davvero molto molto buone, ve le consiglio. Questi mercati mi ricordano molto la Cambogia perché non è, diciamo, mattonato il pavimento per intenderci, ma è terra. E quindi quando c'è vento si alzano dei polveroni incredibili. Come vedete qui c'è questo stand di abbigliamento e vendono magliettine a 60 baht, circa 1,70 euro. Questa 1 euro addirittura. Credo che sia usato. Sì, tu mi hai appena detto che sono tutte usate queste magliette. Addirittura qui costano 50 centesimi. Mamma mia, sono quasi regalate. Qui ci sono degli spuntoni di ferro che hanno coperto con delle bottiglie per non infilzarsi. Ecco l'affare che ha fatto oggi tu, i 50 centesimi, una maglietta di seconda mano. Dice così quando la perdo non mi danno. Come se fosse normale perdere delle magliette. Questa è una zona di, diciamo, un market dove si trovano affari per le persone in difficoltà, cioè i prezzi sono molto più bassi. Che c'è qui? Sushi? Qui sono un po' più costosi, forse perché sono nuovi, parliamo di 100 baht, 2,70 euro. Questa è la zona dei bambini, ci sono vari giocattoli. Hello. Qui invece si mangia. Ovviamente non abbiamo maiale perché i musulmani non possono mangiare maiale. Spesso qualche figuraccia ce la spariamo con tui. Guardate che bello sto kebab. È un po' sbruciacchiato, infatti le sta tagliando la parte bruciata. Però c'ha un ottimo profumo. Ed ecco vario cibo. Qui ci sono i soliti wurstel, le gamberi colorati, pollo fritto. Il fatto che stiamo a 50 gradi all'ombra, vi assicuro che sto morendo dal caldo. E quindi penso che il cibo poi dopo questa giornata non... mi sembra strano che possa durare fino a domani. Ma tu si sta prendendo qualche brodaglia. Che hai preso tu? Che cos'è? La mia. La mia? Guardate quante bevande particolari, questa è l'unica cosa che riconosco, il cocco con la mosca all'interno, vabbè, fragola e poi boh, non lo so. Ok, continuiamo nel nostro giro, ma ho solo un problema, ho il telefono scarico, non posso più fare video. Se riesco torno a casa e prendo la telecamera, se no ho paura che finisce qui. Vedo anche tanti palazzi abbandonati. A
anche qui in mezzo alla strada puoi trovare negozi di abbigliamento usato. Qui siamo arrivati a Klongto Beach e ci sono molte barche e qualche thailandese che fa il bagno, perché il sole, come sapete, inizia a tramontare e quindi i thailandesi iniziano a farsi vedere qui in spiaggia. Ci sono i soliti localetti proprio sulla sabbia, quindi veramente bellissimi e super rilassanti. E ci sono barchette di varie dimensioni, queste piccoline sono veramente bellissime, sono penso lunghe 2,5 metri. E poi ci sono quelle classiche che sicuramente serviranno per andare a pescare o magari a fare qualche tour. Le moschee è possibile incontrarle praticamente ogni chilometro, ce ne sono tantissime in quest'isola perché sono quasi tutti musulmani. Ragazzi, mi si era scaricato il telefono, quindi ahimè oggi il video finisce qui su Koh Lanta, mi dispiace. Tui? Ecco la maglietta che ha comprato poco fa, 20 baht, 50 centesimi, già l'ha indossata. E nulla, siamo tutti qui, ci godiamo un bel panino, un bel hamburger in questo posto bellissimo e ci vediamo a Phuket, ragazzi, a presto. Basta? Guarda il sistema, quello lì. Che carino questo paguro. Guarda. Ultima mattina. Ultima mattina a Koh Lanta. Andiamoci a fare sto caffè qui, la mazza, e torniamo, perché ho bisogno di ridargli spazi al cane, perché qui se ti vedono col cane è come se ti vedessero con una mitragliatrice. Facciamoci un buon caffè, questo già mi ispira. Ok, io voglio questo qua. Ciao Koh Lanta, alla prossima.